che parla, Felice. Malvina, non la fai, tranquillizzi. Sta calma, devi dirci qualcosa. Non te ne stai scherzando. Che cos'hai, Malvina? Malvina, stai piangendo. Stai calma, senti? Adesso basta. Smettila. Allora, Paro. Malvina, vattene. Così la stressi. Sì, piano, la piccola. Che cosa hai visto? È entrato qualcuno? No, 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 non voglio parlare più. Non posso. Vuoi parlarne con me? Scusa, porta la piccola di là. No. Fatti dire tutto. Tirale fuori tutto quello che nasconde. Rilassati, Malvina, calmati, ok? Basta. Fatti dire tutta la verità. Sei troppo nervosa. Ascolta, posso farti una domanda? Felice, rispondi. Va tutto bene, per favore, raccontaci sì, che sì, cosa Felice, farò. Perché prima hai chiesto scusa a Franca? Non ha importanza. Non voglio cambiare discorso, devo dirvi alcune cose. Non c'è stato nessun incidente. Come? In questa casa succedono cose molto strane, veri misteri, cose inspiegabili, stranissime. Da qualche tempo qui tutto quello che succede è un mistero, un mistero. Ho paura, non posso dirvi altro. Non riesco non a trovare agitarti, una spiegazione. Feli, non fare così, ehi, adesso ci siamo noi, tu non sei da sola, hai capito, Feli? Tranquilla, ci siamo noi a proteggerti. Qualche furbetta sta giocando con il fuoco, ma ti assicuro che oggi dirò a Tiago di Mare Simone. No, Tefi, questa carta devi giocartela in un'altra occasione. Sei veramente perfida. Tu invece sei un angioletto. Adesso tocca a noi. No. Scappiamo. Che freddo. Gli asciugamani sono lì. Non ci sono più. No. Mi hanno rubati con i vestiti. Vivere! Qualcuno avrà fatto un torto a della gente pericolosa. Ma no. Se fosse stato un incidente? Non è così, lo sai bene anche tu, è stato provocato. Ma certo, me ne rendo conto anch'io. Era una giornata serena, avevo fatto una bella doccia. E all'improvviso, senza motivo, svengo. Cado a terra e non ricordo più niente. Ho visto soltanto entrare Luca. Vuoi forse dubitare di Luca adesso? No, non ci possiamo fidare di lui. Lui non ha colpe, non ho nessun dubbio. Io so chi è Luca, conosco i miei ragazzi, no? Sì, ma Luca ha portato la bambina da Franca. Sì, è vero, Cielo, ma lui non c'entra. È entrato in camera, mi ha vista svenuta. C'era la fuga di gas e ha preso la piccola per proteggerla. Ragazzi, questa è una minaccia, io ne sono certo. Non lo so. A me Franca fa paura, è ambigua. Oggi l'ho vista strana. Hai ragione. Oscura, sì. Non mi piace per vieni niente. Vieni qui, vieni. Ma dove qui vai? Non andartene, Nico, hai la coda di paglia. Vieni qui, entra, hai sentito le parole di Cielo, eh? Ma vieni. Di certo non lo dice per gelosia, mio caro. Quella donna è un vero pericolo. Ok, avete ragione, Malvina. Franca è strana, ma ha una giustificazione. Si sarà offesa per le vostre discussioni, ecco. Ma tu che dici? Cercate perché di intuirlo, tra voi due non c'è feeling. Lo sappiamo, non ti ricordi quello per me quel è problema? Acqua passata. Allora va bene, dai, è tutto finito. Basta, Franca. Lei non mi interessa, scoprirò chi minaccia me, mia figlia e Malvina. E ora vedranno chi sono. Tacio, mi va un po' grande o sono troppo magro? No, è perfetto, sei un lottatore, vedrai, darai spettacolo. No, dai, non voglio combattere, me ne vado, eh? Ma chi ha parlato di combattere? Qui è tutto finto, è uno show, capisci? Mm. Devo cercarti un bel soprannome. Io sono l'Angelo Rosso, quindi tu potresti essere Robin. Ti piace? No. Ci sono. Dimmi. Ah, il falco assassino. Sì, bene, ma bene. Suona male, non vorrei che ti prendessero in giro. No, certo che no, è un nome a caso. Dai, fammici pensare. Trovato, Ramo Rosso. Ramo per Rama e Ramo Rosso in tuo omaggio. Che bello omaggio. No, basta, me ne vado a casa. Aspetta, non puoi lasciarmi da solo. Rifletti, c'è da guadagnare molto. Tu devi soltanto fingere, combatto io. Fingere, solo questo? Te lo assicuro, combatto io. Osserva, io sono l'Angelo Rosso. Sì. E tu sarai l'angelo vendicatore. Ah. Mettitela. Guardati. Forza, gladiatori, il pubblico vi aspetta. Ecco. Forza, è il momento. E andiamo. Andiamo. All'angolo destro, il demolitore mascherato e il suo compagno, rullo compressore. E all'angolo sinistro, l'angelo rosso e il suo giovane alleato, Angelo Vendicatore! Sì! Sì! Andiamo! Vai, tocca a noi! Forza! Conoscete le regole, vero?
vale tutto! Brava! Senti il calore del pubblico! Diamo inizio a questo incontro emozionante! Ciao, ciao. Mandate un messaggio quando arrivate, ok? Ciao. Ah, e allora? Le hai pagato il taxi? Ma è ovvio, tanto sono sempre i soldi di papà. Grande. Ah, rispondi questo subito. È il mio telefono. Eccolo. Ma guarda, è Jasmine. Sta fermo, altrimenti se la prenderà con te perché hai offeso la sua amica. No, mi chiama perché è cotta di me e dammi retta. Metto il viva voce. Pronto? Chi parla? Scusa, come chi parla? Hai chiamato tu, Stellina? Nacho. Ah, perdonami, volevo chiamare Tacho. Ma certo, Tacho, Nacho, devo essermi confusa. Beh, ti sei sbagliata o c'è dell'altro, forse? Sarà. Ciao, buona serata. No, Jasmine, non riattaccare, dico... Visto che stiamo parlando, potremmo farlo da vicino, faccia a faccia, fare... Fare che cosa? Io vorrei parlare con te, però se hai in mente altre cose, accetto proposte. È tutto matto. È come dico io, tu sei pazza di me. Bene, vado a stendermi perché sono molto stanca, ma non so se ti va di venire a darmi la buonanotte. Sul serio? Va bene, ok, mi cambio e vengo da te. Ciao. Hai visto? Che ti dicevo, Jasmine si è innamorata. Tu dici? Ma certo, puoi scommetterci. Che cosa farai, Jasmine? Che cosa farai? L'antenna negativa uccide l'anima e avvelena. Sì. Lo diceva la mia tata. Ma dai, bellissimo. Cosa ti piacerebbe? No! Ragazzi, abbiamo freddo, per favore. Qui si gela davvero, Mark, ti prego, apri la porta. Aspetta. La porta si è bloccata. No! Disastro. La porta del corridoio. No! No! Uscite dalla camera dei ragazzi. Questo è di sicuro un tranello, andiamo. No, no, Patty, no, non vieni, voglio, non fare capricci, vieni. Ragazzi, scusate se... Mi fanno pena. Potreste uscire, per favore, stiamo dormendo. Prendi questo straccio, servirà a coprirti un pochino. No, fate a rivestirvi. Non guardate, via, non è uno spettacolo. Tu non vedrai niente di nuovo, Tiago. Avete superato mia la sua. Aspettamelo, scusami. Se vuoi che ti aiuti a vestirti, lo farò. Sono buona e ho un cuore grande. Io sono un vero amico, adesso sono proprio. Io sono un gentiluomo, voglio aiutarla. Troppo agitato, ragazzi. È gentile. Più, no. Jasmine, può bastare. Come carina, fuori, 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 usciamo tutte fuori da qui. Sì, è stupendo. Vieni, Katie, ti aiuto io. Attenta alla carta, vieni. Lo scherzo è finito, corri in camera. Ti aiuto io, ecco, ti aiuto io. Mumie. Uno sballo, quella Melody. Buonanotte, ragazze. Confessa, amico, dimmi, ci sei stato? No, ma che domanda è fatta? No, che ma come Melody? Ti salta in mente? No, hai ragione, è brutta e saccente. Brutta, brutta. Dai, ma per favore, dimmi la verità. Mi siete baciati. Basta, c'è una luce? Sì, vero? Sì. Ma sì, segno, sì, okay. Buonanotte. Va bene? Dormite bene, a domani, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Allora? È tardi, va a dormire. Ok. Uno, due. Uno, due. Uno, due.
Ah, che risate, siete molto carine. Siete quattro vipere velenose. No, io non ho fatto nulla, le ho anche pregate di non farlo, è verissimo. Ma certo, noi siamo innoccenti, non è colpa nostra. Si sono bloccate le porte. Marta! Bugiarde, che c'entra? Non preoccuparsi, lasciale ridere. La vendetta è un piatto che va servito freddo, cara. Se avete fame, posso riscaldargli qualcosa da mangiare. Pulite gli ingranaggi dell'orologio. Sì. Ti lascerò dormire se mi dici la verità. Sei stato insieme a Melody, vero? No, non è vero. Sì, è vero. Non sono stato con Melody. Ho un'altra domanda. Sono stufo. Oh! Vieni qui, che coraggio! Non siamo stati insieme, è chiaro? Solo qualche bacio. Sei un mito. Sono un mito? Sei il mio esempio. Sì, sì, sono un mito, Jekka, come vuoi, ma sta calmo. Sai dove sono Rama e Tacio? Come bacia Melody. Ma che testarda. Melody, sai... Fammi vedere come bacia. Che cos'hai in quella zucca? Come faccio a mostrarti come bacia? Sei matto? È per curiosità, lei è mia amica. No, ma che te ne importa? Tua madre, rispondi. Mia madre? Forza, salutami. Ma certo, dammi. Che fai? Che vuoi, Jekka? Che vuoi? Questo alla mamma non si fa. Hai ragione. Ma che te ne importa di come tratto mia madre? Per me può anche partire e per sempre. È una bugiarda. No, ascolta. Non essere duro. È stato un piccolo equivoco, davvero. Di che parli? Come di che parlo? Tu di che parli? Di mia madre, Simone. Invece tu di che parli? Parlo proprio di questo. Lei non ti mente, vedrai. È tua madre. Tua madre. Da bravo rispondi e trattala bene. Tiago, ho bisogno di aiuto. Pronto, aiutatemi. Aiutatemi, sto male. Tu non sai che cosa darei per avere una madre. Non ne hai idea. Lasciami dormire. Ciao. Tu vieni con me. Andiamo, abbiamo da fare, okay, lo sai. Ok, ok, mi ricordo. Se non arrivo, comincia pure. Ti tiri indietro? Andiamo. Bene. Ciao, Tiago. Buonanotte. Che succede? Hai perso qualche benda? No. Vengo a togliere la benda a te. Mar ha fatto tutto questo per vendetta, sai perché? Perché l'ho vista abbracciata con Simone sul tuo letto. Ridi adesso. Prima ti riferivi a questo. È un incontro fantastico, prese spettacolari. Oh, l'angelo vendicatore è caduto al tappeto. No, no, Rama, recita, recita! Ma che recito, sono delle bestie, io me ne vado! Un volo davvero angelo, l'angelo rosso da spettacolo! È un momento delicato del match! Il torturatore è in difficoltà, soffonda i colpi dell'angelo rosso! L'angelo vendicatore ha qualcosa da dire all'arbitro! Si capovolge la situazione, il torturatore e il suo compagno stanno per mettere al tappeto l'angelo rosso! Lo tirano verso le corde con un braccio teso al due lo spendono! Che brutta caduta, l'angelo rosso è in crisi, l'angelo vendicatore cerca di aiutarlo ma il torturatore risponde a modo suo! Anche incontro da campioni, un altro... I valori di Tacio mi preoccupano. E anche quelli di Rama. Non staranno combattendo. Nella casa non ci sono. Rama non combatte. Magari stanno facendo una corsetta notturna. Non si tratta di questo. La corsa è innocua.
I livelli di adrenalina sono alti. Non so, se combattono potrebbe essere molto pericoloso. Ho visto il libro. Il libro dei lucchetti. So dove sta. Lo vuoi? No, per ora. Juan Cruz è stato molto chiaro. Noi non possiamo aprirlo. Lui sì. Ho tutti i valori di Tacho. Resisti! Pensa ai soldi! Sì! Sta per raggiungere il picco. Che cosa vuoi fare? Pronto, Charlie. Devo parlarti. Ascolta, hai novità? Novità? No, nessuna. Tutto bene. Dille che non hai segnale e che richiami dopo. Diglielo, forza. Pronto? Charlie? Sì, il telefono non ha segnale. Chiamami dopo con la radio. Ok. Ti richiamo. Bravo. È arrivato il momento di fare quattro chiacchiere. Questa è tua. Frank, i valori di Tacho sono scomparsi. Attiva l'allarme. Fa presto. Come? Che ha Tacho? Immagino che la tua preoccupazione sia solo professionale. No, è mio amico. Luca, Tacho non è tuo amico. Nessuno lo è. Sei contenta adesso, eh? Non agire. Dov'è finita la tua superbia? La violenza è inutile. Lascia in pace la mia famiglia o conoscerai la mia vendetta. Carl, ti schiaccerò. Fermo! Non ti lascia qui. Calmati, basta! Se richiamano, senti! Buono! Chiamati senza codici, dai, chiama! Chiama! Tranquillo, tranquillo, ok? Sono io. Ci sei? Rispondo io? No, dopo. La situazione di Tacho non mi piace affatto. Perché non ti ha risposto? Cosa quest'arma? Noi non siamo dei violenti e non lo diventeremo. Bauer aspira ad esserlo. Hai visto, amico, come ti riduce la rabbia? Fa uscire il peggio di te. Ti schiaccia come un verme, hai capito? Sotto ai miei piedi! Che bei modi. Occhio per occhio, dente per dente. Perché non lo portiamo alla casa magica? I ragazzi sono soli da troppo tempo. Pessima idea, no, non mi sembra il caso. So io cosa fare. No. Prendi questa, dai. Prendila! No. So cosa fare. È un incontro irripetibile, spettacolare! I nostri campioni non si risparmiano, anche se l'epilogo sembra chiaro e vicino. I due angeli sono in svantaggio. È un momento durissimo per loro. Gli avversari mettono in gioco le loro tecniche più efficaci. Sono davvero spietati. Guardate, guardate i nostri campioni. Ah, che dolore! Sono colpi micidiali! L'angelo rosso dice qualcosa, ma l'avversario lo colpisce ancora. Forza, angeli, reagite! Ecco che il calore del pubblico spinge i due lottatori. Una splendida reazione dei nostri angeli. Finalmente, finalmente si vede il loro stile. Le loro prese micidiali sono eccezionali. E è di nuovo capovolta la situazione, amici. L'angelo vendicatore stringe l'avversario in una morsa. Forza, angeli, dimostrate il vostro valore. L'angelo rosso sta per chiudere l'incontro. Attenzione a cosa fa il suo compagno, no? Non si può togliere la maschera così all'avversario. L'indicatore esulta! Sì! Che incontro, abbiamo ragazzi! Vinto! Che incontro! Sì! Ciao! Sei stato veloce, Nacho. Sono sempre veloce. E tu? Tu come mi vedi? Diciamo sospettosa.
vero? Sì, lo so che per te sono irresistibile. Ma comunque tu puoi mettermi alla prova per conoscermi un po' meglio. Ti ho capita bene? Ma mi chiedo se non fai tutto questo per vendicarti della tua amica. Rispondi a così. Se hai questi dubbi puoi andartene, la strada la conosci. Allora? Aspetta, me ne voglio andare, ma a casa mia e con te. Che ne pensi? Un momento. Che cosa ti è successo? Dico, non eri così deciso. Mi piaci di più. Mi piaci perché non sei un bulletto viziato. Ascolta, prima eri fintamente romantico e superficiale. Ora sei cambiato? No, non è successo niente, ecco. C'è che qui dentro mi sento un po' a disagio. Non siamo soli. Già. Ci sono gli altri, vero? Ci penso io, Nacho. Però... Mi piacciono le sorprese, mi incantano. Sì, che bello. Ti sorprenderò. Non girarci intorno, ti ha baciato, sì o no? No, non a me, a te, si è confusa, pensava che io fossi te e stava per baciarmi, cioè davvero? Baciarti. Quando parli sei serio o mi prendi in giro? Non ti ho capito. No, è vero, non sono chiaro, lo psicologo dice lo stesso. Ma che cosa c'entra lo psicologo? Ok, sarò più chiaro, Tefi si è sbagliata. Che ha detto la strega? Ah, sai che mi ha detto? Le è sembrato di vedere insieme... la mia ragazza, il mio miglior amico, sul letto. È un po' strano, giusto? È uno scandalo. Jack, che fai? Che stavi ascoltando? Eh? Non ascoltavo, ora vi racconto. Cercavo una cosa, ma poi ho sentito la strana storia di Mara e Simone. C'è da indagare, capo. Ma smettila, Caraso. Chiuditi la bocca, non c'è stato nulla. Io sono andata a fare la doccia, tu volevi riposare e dormire. Quando esco dal bagno, mi giro, ti vedo. Vedo qualcuno che dorme, ma non ci vedo bene. Allora ti ho abbracciato, ma era lui. Era al posto tuo, credevo il contrario. Mi sono fermata, non l'ho baciato, è andata così. Ah, mi sento molto più tranquillo, è tutto spiegato. Io non mi sentirei tranquillo, io indagherei ancora. Forse vuoi ripagarlo con la stessa moneta. Sta zitto. Ah, piano, ragazzi. Tiago, ascoltami. Aspetta. Pronto? Sì. Sì, sono io. Che succede? Come? Sto arrivando. Ne parliamo dopo. Sì, continueremo sì. Più tardi. Tiago, aspetta. No, lascialo andare, Mar. Rilassati un po' di pace. Perché sei molto stressata. Sì, lo stress è vero. Fa male, davvero. Hai proprio ragione. Mi Brava. Accompagni in un posto? Io? Sì. Non è uno scherzo? No, non lo è. Ti piacerà. Dai, andiamo. Dove? Qui starai benissimo. No, ti prego. Posso toglierti i vestiti? Come potrei negartelo? Usa la tua immaginazione. Io faccio il resto. Ah, Tefi, muoio dalla voglia di vedere la faccia di Mar dopo tutto questo. No, povero Nacho, lui non ha nessuna colpa, è l'amico che lo condiziona. Valeria, di a Jasmine di non essere cattiva occhio con lui. Occhio per occhio, dente per dente. Oh, è così. Poverino. E tu, hai visto Rama? No, chissà, sarà in giro a fare pazzie. Rama è un bocconcino, è bello, deve avere un mucchio di ragazze, sicuro più di 10, sì. Che dici, che significa? Vedi, sei gelosa. No, io non sono gelosa, sai. Ora basta. Ah, io lo sarei. Io sarei gelosa di lui. Sarei gelosissima. Sei tremenda, è carino, basta. E poi, sai, oggi sta con te, ma domani chi lo sa? Sono così, ragazzi. Zitta, pettegola. Cambiamo discorso. Cari Dad, ti do un consiglio. Metti un pochino di crema sul viso. A Nacho non piacciono le ragazze che hanno brufoli oppure la pelle grassa. Non gli piacciono molto. Valeria, se non ti offendi, puoi mettere un po' di crema. Hai il viso ruvido come una pelle. Ma come la violenza, no? Io sono per la pace. Adesso lei mi ha provocata. Maleducata. Sei una No! No! Sentite parlare. Ti strappo tutti i capelli, hai capito? Che stai facendo? Già, è una sorpresa. Sì. Fatto. Resterai caldo. Corri.
Lo so, non potete dormire, ma vi aiutiamo noi. Andiamo in camera. Non mi scappare. Piano, piano. Rimando, la paura non so più. Calma. Ora cercami. Devi dire la verità. Lasciami. Sei una segreta. Dove sei? Acqua. Acqua. Piano oceano. Togliti di mezzo, sarà peggio. Mar, sii responsabile delle tue azioni. Oggi è ovvio che ci sia lealtà. Ma gliel'ha detto lei. Sì, ha fatto bene, così ha salvato anche te. Lui è innocente, non ha colpe. Lei voleva baciarlo a tutti i costi. Questo è troppo, comincia a correre. No, no, fermati. Simon, corriamo. Aiuto. Ti prenderò. Basta. Aiuto. Vi darò una bella lezione. Ehi, vieni. Basta! Hai freddo? Basta! Sei congelato. Fuochino. Che succede, tesoruccio? Niente, baby. Non sai quanto mi piace quando mi chiami baby. Ah, sì? Sì, mi piace. Che significa? Non lo vedi? Povero Nacho, sei tornato bambino. Oh, sta attento a non fare la pipì a letto. È stata durissima, Tacio. Guarda, mi hanno quasi rotto due costole. Due. Brava, sì. Rama, hai tolto la maschera a un lottatore. C'è una regola, non si fa. Sì, perdonami, non lo sapevo. Ti stavano picchiando, ma abbiamo vinto. Sì, ma adesso come usciamo da qua? Ma che domande fai, Tacio? Dalla porta, da dove siamo entrati? Oh. Salve. Bel combattimento, vero? Ragazzi, lui è nuovo, non sapeva niente. Sì. Sì, sì, l'avevo capito. Allora è tutto ok. Angioletto Vendicatore. Che c'è? Perché non mi togli adesso la maschera? Perché adesso sei senza. È una metafora, Rama. Sì, lo so. Avete una cosa nostra. No, no, la maschera l'ho lasciata sul ring, è lì. Basta battute, vogliono i soldi. Datemi i soldi, altrimenti saranno danni, biondo. Cammina. Forza. Nico, ti prego, controllati, non scendere al suo livello. E tu parla, altrimenti è peggio. Fermalo. Parla, non ho sentito nulla. Dici quello che vogliamo sapere. Nico, rispondi, per chi lavori? Dimmelo, forza, chi è che ha chiamato? Parla. No, cielo, non parlerò. Che cosa hai detto? Com'è? Non ho sentito. Che cosa hai detto? Hai detto che non parlerai, sei sicuro? Io penso che parlerai. Parlerai quando te lo ordino. Io voglio che parli. Ora, adesso. Parla! Ma che fai? Ti rompo il collo, avanti. Parla. Controllati, Nico. Non ti intromettere. Fermo! Non ti intromettere, lo sistemo io. La conosci questa storia, vero? Certo. Sono i metodi che utilizzate per far parlare la gente. Sono efficaci. L'ho comprata da un mio amico. Lo conosci, Verme? Se lo conosco. No. È strano che Charlie non richiami. Luca, novità. Hanno preso Charlie. Assicurati che ci sia il magnete nell'orologio. Vai! Modificatore di voce. Adesso basta, Nico. I patti non erano questi. Se non ti va, esci da qui. Vattene via. Pensa ai ragazzi e lasciami solo. E non tornare. Che succede? Hai sonno? Che succede? Svegliati, Verme. Ho sonno, voglio dormire. Su, parla, vigliacco. Chi sei? Bauer. So che Charlie è con te. Lascialo libero. Ascoltami bene, io non accetto ordini. Se vuoi negoziare, vieni qui. Così sentirai che cosa ha da dire Charlie. Te lo passo subito. Parla con lui. Lo senti com'è fatta? Sta attento a quello che fai. Sai, sono molto arrabbiato. Se non parla, farà una brutta fine. Non mi sfidare, Bauer. Guarda che non ho nessuna paura di te. Non scherzare. Posso arrabbiarmi anch'io. Te lo ripeto ancora. Non lo libererò. Io vi chiedo scusa, però la grana è nostra. Abbiamo vinto. Perdonatelo, non accadrà più. Il magnete è attivo, abbiamo il segnale. Controlla, ci sono tutti i soldi? Sì, è tutto. Potete andare, andate.
Ah, potevamo fare 50 e 50. Ringrazia che non ti hanno rotto. Comincio subito da Rama. Brava! Brava! Dov'è Tefi? Adesso Bauer. Continuo con Jaume. Jasmine, perché succede? Jasmine. Mi servirà! Cercate aiuto, Mamma. Dai! Cos'è? Stai cercando di mettermi paura? Tacio. Pronto, Tacio, che succede? Come? Rama? Chiama un'ambulanza, subito, chiamala adesso! Nico, i ragazzi hanno le convulsioni, vieni, forza! Calmati e trova una soluzione. Dov'è? Che succede, papà? Che Tranquillo, succede? Chris, sta arrivando l'ambulanza. Resta con lui, restate qui. Come sta? Sta meglio, guardami, per fortuna. Guardami, munito. Stai calmo, piccolo. Che c'è? Bauer è riuscito a bloccare il segnale. Tranne quello di Tacio e Rama, che sono lontani dalla casa. Colpiamo ancora Rama? Dobbiamo solo spaventarli, non ammazzarli. Ora togli l'impulso a Rama. Bene. Che mi è successo? Non è successo niente. Se sta tutto bene adesso, davvero. Controlliamo che nessuno abbia convulsioni. Tu resta ancora col papà. Pronto? Sì, Tacio. Rama non ha convulsioni. Bene, cercate di tornare. Tornate qui. Resta con lui, eh. Io vado di sotto a parlare con Charlie. No. Pensiamo ai ragazzi. Io non ti ascolto. Quel tipo più. È pericoloso, Nico. Torna qui, è un errore. Non ti ascolto. Stai sbagliando. Non ti ascolto. Non parlerai. Nico. Ma non è da te. Non siamo criminali come loro, Nico. Sì, sono pazzo. Lo sai come si usa questo. Sì, lo so benissimo. Ascoltate, se non vi piacciono i miei metodi, andatevene via. Per favore, Nico, ti prego, tranquillizzati. Siamo in una casa famiglia piena di ragazzi. Non so solo, ma ci penso io. Parlerai con voi. Siamo tutti sconvolti. Te lo chiedo per favore. Resta calma. Ascolta, Magina. Come sta Jasmine? Bene, stanno tutti bene. C'è felicità con loro. Va bene, mi calmo. Ma tu me la paghi? Ancora? No, ti sono una gamba. Questa io non ti farò nulla. Ma fuori sì. No, Nico. Che fai? Silenzio. Fermalo, Magina. Non mi rispondo. Adesso vado via. E tu vieni con me, svegliati. Faremo un giro. Salvador, puoi fare una cosa? Non lo sai che vada, ti prego. Nico, togliete. Ma sai, ragazzi, fallo per Speranza. Mamma, perdona. Ciao, tesoro. Io non sapevo nulla, credimi. Ero arrabbiato e... Va bene, adesso sei qui con me. Non sentirti colpevole. Sì, invece mi sento in colpa. Io sono un vigliacco. Perdonami, ma è stato un momento di... Ho capito, dovevi sfogare la tua rabbia, no? Sì, sono uno sciocco. Tu come stai? È grave? Io sto bene. Non è niente di grave. Sarà lo stress, sicuramente. Sono abbastanza provata da tutto quello che è successo in questi anni. Tiago, guarda. Conosci quest'opera, L'Orestea? No. No? No. Siediti. Sicura? Sì. Narra di Agamennone, che era un re greco, che sacrifica sua figlia per vincere la guerra di Troia. Clitennestra, che era sua moglie, si infuria a tal punto che lo uccide per vendicare la morte di sua figlia. Ma succede che Oreste, il loro figlio maschio, uccide sua madre per vendicare la morte di suo padre. Ma la tragedia purtroppo non finisce qui. Le Erinni, che sono creature terribili, reclamano il sangue di Oreste come pena per aver ucciso sua madre. Capisci, figliolo? Una catena di vendette. Vendette che generano altre vendette. E come finisce? Con la giustizia. Questo è il mito greco della nascita della giustizia. Questo è il primo giudizio della storia. Siete cattive. Sì, ma non vi sentite in colpa? Ma no. Tu sei troppo buona, se l'è meritato e basta. Non ti rendi conto che è uno sciocco? Oh. Guardate le gatte morte. Per oggi potreste anche smetterla. Oh, grazie. Ti dispiacerebbe prestarmi la mascherina? Hai visto la sua faccia? Era imbarazzatissimo. Sì, Tefi, mi presti la mascherina? Visto che mi hai prestato il letto, puoi prestarmi tutto, amica. Dici a me? Sì, prendila pure. Così non vedrai certi pulci parlanti e fastidiose.
Parlavi di te, Pulce? Basta, smettetela! Non litigate, non capite che se continuate a farvi la guerra non ci sarà mai pace dentro questa casa! Basta! Sei contenta, vero? Eh? Le ragazze l'hanno fatto perché tu sei stato scorretto con me e volevano darti una lezione. Non so, forse sono io che non riesco a capire come sei fatto. Adesso parlo io, brutta spiona. Se ho deciso di invitarti, è perché mi facevi pena, niente di più. Ed ora tu e le tue amiche smorfiose me la pagherete. Se a un attacco rispondiamo con un altro attacco, l'unica cosa che otterremo sarà un nuovo attacco. È logico che certe volte la vendetta sembra l'unica soluzione possibile. Sembra una scelta obbligata, vero? Rinunciare a vendicarsi e confidare nella giustizia è difficile in certi momenti, ma invece è la cosa giusta. Che fai? Parli con il tuo servo? Stiamo facendo un giochino. Lui non si diverte tanto. Se vuoi partecipare anche tu, vieni a trovarci. Disattiva. Forza. Pronto, Nico? Pronto. Franca, ascoltami. O Charlie, mi servi tu. Gli inietterò il pentotal sodico, ma non so come fare. Vieni subito qui. Nico, è una follia. Lo so, per questo mi servi. Potrebbe morire, non so come iniettarlo. Vieni qui tu. Ascolta, è molto pericoloso, sul serio, non ti mento. Se stai con Cielo, passamela. Sono solo con lui, annota l'indirizzo. Via Orestes 4566. Non fare nulla, arrivo. Andiamo. Si dice che la vendetta sia il piacere degli dèi. Ma per noi semplici mortali, la vendetta porta solo distruzione. Nient'altro. Mamma, io ero solo arrabbiato. Non mi vendicherei. Ma ti conosco. Lo so bene. Anche se ti abbiamo fatto del male, tuo padre e anch'io. Lascia che ti dia un consiglio. Sì. Sì. Mai e poi mai devi cedere alla vendetta, perché ti rovinerà la vita. Ti voglio bene. Anch'io. Se già la dimette vuol dire che sta meglio, che è fuori pericolo, giusto? No, a dire la verità non ci siamo capiti. Io ho spiegato tutto a tua madre, ogni cosa, ma lei vive in un mondo, direi, mistico. Non so che cosa fare. Dottore, non mi è chiaro. Il problema è che lei non accetta la medicina occidentale. Lei dà priorità alla qualità della vita piuttosto che alla durata. Scusi tanto, ma la verità è che capisco sempre meno. Ma come? Tua madre non ti ha parlato delle sue condizioni? Sì, mi ha detto qualcosa. Ma forse non tutto. Ecco, io ho il dovere di dirti che tua madre è molto, molto grave. È la realtà. Inoltre, non ci aiuta con le sue teorie. E tutti noi vorremmo aiutarla a prolungarle la vita. Dottore, sta dicendo che mia madre sta morendo. Controlla l'entrata. Entrate e trovate Charlie prima che sia tardi. Pronto, Nico? Sono io. Perdonami, ma c'è molto traffico. Sto arrivando. Ti prego, sta calmo. Non perdono chi minaccia la mia famiglia. Voglio che sia chiaro a tutti. Ho fatto l'iniezione, sta già facendo effetto.
esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento, es el momento. Appuntamento con i telefilm di Boeing.